fragile and then you'll die. Ciao a tutti, siete sintonizzati sul canale Gabro TV, io sono Gabro e siamo qui in questo nuovissimo video della serie After the War. In questo video andremo a recensire uno degli aerei che ha vinto, tra virgolette, il concorso per così dire, o comunque l'aereo che avete votato in maggioranza nello scorso video. Sto parlando naturalmente del G91, aereo che tra l'altro avete preferito al Kant Z1007, ma per chi non ci dovesse credere che ha vinto la maggioranza votando il G91, andate a vedere i commenti sotto l'ultimo video e vedrete chi ha più effettivamente chi ha più voti. Comunque, prima di cominciare col video vero e proprio, ci tengo a specificare una cosa, come in ogni mio video ogni volta devo specificare ogni volta una cosa, ma questa volta è una cosa seria. Infatti ho visto che avete apprezzato la mia idea, questo mio esperimento di realizzare o comunque di scrivere una storia alternativa sulla seconda guerra mondiale in cui l'Italia sarà protagonista insieme ad altri due paesi che non sono stati molto considerati durante il secondo conflitto mondiale, ma che considererò io invece in questa storia. E tra l'altro, la volete sapere una piccola curiosità? Beh, io ho preso ispirazione per raccontare e per scrivere questa storia da una partita su Call of War che ho fatto. Ora, per chi non conosce Call of War, pazienza, non sto qua a spiegarvi che gioco sia, per chi lo conosce è meglio così. Quindi moltissimi degli avvenimenti che vedrete raccontati poi nella nuova serie li ho presi dagli eventi successi nella partita che ho fatto appunto su Call of War, ovviamente contestualizzando un po' il tutto e mettendo informazioni che non sono al 100% vere, perché io vi ricordo che questa qua è una storia completamente inventata da me, quindi non abbiate pretese che ci sia qualcosa di storicamente accurato, perché non sarà così. Sì, è vero, contestualizzerò un po' il tutto cambiando alcuni eventi, ma ovviamente dal 1940 in poi sappiate che cambia qualsiasi avvenimento accaduto durante la guerra vera. E per chi se lo stesse chiedendo, già sono al capitolo 3 della storia, quindi aspettatevi prima o poi già un primo video. Non vi dico quando, ma aspettatevi un video. Intanto beccatevi il G91. E quindi, come in ogni mio video, partiamo col dire effettivamente che cos'è questo G91. Allora, il Fiat G91, poi successivamente denominato anche Air Italia G91, era sostanzialmente un cacciabombardiere ricognitore monomotore a getto dalla Freccia, progettato dall'ingegnere Giuseppe Gabrielli. È stato prodotto dall'azienda aeronautica italiana Fiat Aviazione, che è divenuta successivamente Air Italia, dalla metà degli anni 50. Questo è un aereo molto particolare perché fu proprio lui il vincitore del concorso della NATO del 1953 per la produzione di un nuovo aereo leggero da supporto tattico. Fu utilizzato principalmente dalla Luftwaffe e dall'aeronautica militare italiana e tra l'altro in Italia è noto anche per essere stato a lungo il velivolo della pattuglia acrobatica nazionale Frecce Tricolori fino alla sua sostituzione con l'Aermacchi MB-339PAN. Restò in produzione per un totale di 19 anni e ne furono costruiti 756 esemplari, inclusi i prototipi e i modelli di preproduzione. Il G91 fu progettato principalmente per dare una risposta al concorso per una macchina d'attacco e appoggio tattico indetto dalla NATO nel dicembre del 1953. E quindi era un aereo che rispondeva in toto a tutte le caratteristiche richieste. Infatti si può dire che aveva delle buone caratteristiche, infatti era capace di operare da piste di fortuna o non preparate, era dotato di una buona velocità e poteva trasportare carichi offensivi di almeno 450 kg. La realizzazione però del primissimo esemplare avvenne con un certo anticipo rispetto ai principali concorrenti. Infatti questa era una cosa che dipendeva anche dal fatto che la Fiat aveva deciso di basare questo suo aereo, ovviamente in scala più ridotta, al progetto già esistente dell'F-86 Sabre. Questo prototipo appena costruito venne portato poi in volo per la prima volta il 9 agosto del 1956 all'aeroporto di Torino Caselle e malgrado i primi risultati molto positivi, ovviamente i problemi non mancarono. Infatti solo una settimana dopo, nel corso di collaudi a bassa quota stavolta, si registrarono problemi di natura aerodinamica, più precisamente si verificò il cosiddetto fenomeno flutter, ovvero se non erro quel fenomeno che porta l'aereo a far vibrare le ali mentre è in volo, e comunque a farle vibrare troppo. Questo fenomeno quindi determinò il cedimento dell'impennaggio e la conseguente perdita di questo prototipo. Ma nonostante questi difetti, comunque nel gennaio del 1958 il G91 venne dichiarato ufficialmente vincitore del concorso, dopo aver superato un nutrito gruppo di avversari, infatti superò circa
circa 7 aerei in tutto, cioè nel senso che era superiore a ben 7 aerei i suoi rivali. Per quanto riguarda gli esemplari di preserie, dobbiamo dire che questi non furono scartati, ma equipaggiarono il 103° gruppo, allora inquadrato nella 5ª aerobrigata, che tra l'altro ne testò anche le caratteristiche nel corso di missioni operative, e l'estate successiva alcuni di questi esemplari vennero sottoposti ad un attento esame di una commissione NATO che, anche in questa occasione, giudicò gli aerei in maniera molto positiva. Parlando delle caratteristiche del velivolo, innanzitutto parliamo della lunghezza e delle dimensioni in generale. Infatti dobbiamo dire che questo aereo era lungo ben 10,29 metri, aveva un'apertura alare di 8,56 metri, era alto circa 4 metri, aveva un peso a vuoto di circa 3.100 kg ed un peso massimo al decollo che raggiungeva i 5.500 kg. Parlando poi di quella che era la propulsione del mezzo, abbiamo un turbogetto Bristol Siddeley Orpheus 803-02 che erogava una potenza tale da far andare questo velivolo a 1075 km orari e gli faceva raggiungere un'autonomia di circa 1150 km. Per quanto riguarda invece quello che concerne l'armamento, c'è da dire che le sue mitragliatrici, o a seconda delle versioni anche i cannoni, sono disposte a fianco della presa d'aria. Invece appena sotto la cabina di pilotaggio, più precisamente proprio nella punta dell'aereo, sono alloggiate le macchine fotografiche e le relative apparecchiature di controllo delle stesse. Inoltre, a seconda delle versioni dell'aereo, potevano essere agganciati dai 2 ai 4 piloni a cui era possibile applicare serbatoi di carburante o carichi bellici, che in genere per lo più erano bombe non guidate o lanciarazzi. Ma ritornando in maniera più specifica all'armamento, possiamo dire che questo era composto generalmente da 4 Browning M3 calibro 12.7, anche se, come vi ho detto prima, poteva anche essere equipaggiato con dei cannoni. Invece per quanto riguarda i razzi che poteva equipaggiare, c'è da dire che potevano essere 38 ed erano più che altro razzi SNB da 68 mm. Dal punto di vista produttivo, pur raggiungendo numeri ovviamente di tutto rispetto, il G91 non vide mai realizzate le aspettative nutrite dalla Fiat dopo la vittoria in un concorso internazionale, che si presuppone sia un punto di lancio, diciamo, per la produzione in massa di questo aereo venduto anche alle altre nazioni. Comunque sia, non so se questa è una sfiga del nostro paese, ma l'unica aviazione che utilizzò questo aereo oltre all'Italia fu la Luftwaffe. Infatti c'è da dire che la Germania non era attratta solamente dal velivolo in sé per sé, che era un'ottima macchina, ma fu interessata anche dalla possibilità di partecipare a un programma di produzione su licenza, che costituiva un fattore di attrattiva soprattutto per l'aeronautica tedesca, che si stava ricostituendo dopo la Seconda Guerra Mondiale e i successivi divieti imposti nel settore delle costruzioni aeronautiche. E fu così che la produzione di serie di questo aereo fu realizzata sia in Italia presso gli stabilimenti Fiat, sia in Germania dell'Ovest, dove il compito di produrre questo aereo venne affidato all'industria Dornier Flugzeugwerk. Non mi linciate per l'eventuale pronuncia sbagliata, vi prego. Dove furono costruiti un totale di 294 esemplari degli oltre 500 che vennero impiegati dalla Luftwaffe. A partire quindi dal 1960 questo aereo divenne operativo e venne destinato all'addestramento degli equipaggi presso la base di Erding, dove tra l'altro aveva sede anche la Waffenschule 50. E dopo alcuni anni, infatti parliamo del maggio del 1962, il G91 venne destinato a una serie di operazioni da piste non preparate, prima a Bad Toitz e poi nei territori del Sahara algerino. Ma restando comunque in Italia, possiamo dire che il G91 qui venne definitivamente assegnato al 103° gruppo della 5ª Brigata Aerea e al 14° della 2ª Brigata Aerea fino allo scioglimento della stessa. Quindi poi questi due gruppi furono entrambi inquadrati nella 51ª Brigata Aerea fino all'ottobre del 64 e poi con la ricostituzione del secondo stormo vennero assegnati a quest'ultimo. Tuttavia ci fu anche il 13° gruppo che venne inquadrato nel 32° stormo, che venne riequipaggiato con i bimotori G91Y fino alla loro sostituzione nell'anno del 1993. L'altra unità invece che usò il G91Y fu invece il 101° gruppo inquadrato nell'ottavo stormo di Cervia. Infine, per quanto riguarda l'ultimo volo della serie G91, possiamo dire che fu di un G91 modello R, che avvenne il 9 aprile del 1992 con una cerimonia presso l'aeroporto di Treviso Sant'Angelo. Tuttavia c'è da dire ancora una cosa: io non ho specificato gli altri utilizzatori di questo aereo, perché sì, l'Italia e la Germania effettivamente furono gli utilizzatori principali di questo video.
agricolo, ma ci furono anche altri due paesi che lo utilizzarono. Infatti abbiamo il Portogallo, che operò con circa 110 esemplari che appartenevano alla Luftwaffe nel periodo del 1966 fino al 1993, e poi abbiamo l'Angola, che impiegò alcuni di questi esemplari lasciati dai portoghesi dopo la dichiarazione di indipendenza dello Stato. E quindi detto questo, il video finisce qua. Io spero veramente vi sia piaciuto, spero che questo aereo vi sia piaciuto. Ci tengo a specificare una cosa: di questo G91 sono stati prodotti veramente tante varianti, tanti esemplari, e non vi starò qua a elencarle tutte perché altrimenti il video durerebbe due secoli, quindi non mi sembra il caso. Vi basti sapere comunque che le varianti principali sono il G91, il G91R e il G91Y. Quindi detto questo, fatemi sapere cosa ne pensate, ed è arrivato qua il momento della prossima votazione, ovvero i due concorrenti stavolta saranno il Kant Z1007 di nuovo, oppure l'L640. Mi raccomando, fate la vostra scelta, ed io adesso, dopo la registrazione e l'editing di questo video, una volta pubblicato, scriverò un commento che lascerò in primo piano, in cui voi andrete a votare e lì dovrete rispondermi solamente col nome del veicolo / velivolo che vi ho proposto io nel video. Quindi detto questo, vi ricordo di iscrivervi, di commentare, di condividere il video, di lasciare like, di attivare la campanella, e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao ragazzi!